Eccoci ad un video che molti di voi mi hanno chiesto, ho aspettato un po' per far passare qualche settimana dall'arrivo sul mercato italiano e soprattutto per fare una prova approfondita di uno dei prodotti più discussi del mercato, nel bene e nel male. Avete già capito di cosa parliamo? Avete centrato perfettamente nel segno, sapevo che avreste individuato già immediatamente dopo le prime parole che stiamo per parlare di iPhone 5S, guardiamolo insieme. Ecco dunque quello che è l'impatto primario di iPhone 5S dal punto di vista estetico. Non so se ha molto senso farvi vedere esteticamente questo prodotto, ma io lo faccio comunque come sempre accade. Parte inferiore, allora gli altoparlanti stereo, c'è anche la possibilità di selezionare tra l'altro il left e right e il bilanciamento del suono, la porta con l'attacco proprietario di Apple, su questo potremmo discutere per tutta la vita perché non c'è una micro USB, ma è inutile farlo adesso, e poi qui l'attacco invece per quanto riguarda le cuffie da 3,5 mm, insomma è stato spostato nella parte inferiore. Molti produttori fanno questo genere di scelta per un'allocazione migliore dello spazio, sapete che ci sono le antenne, insomma, beh, insomma lo conosciamo dalla storia passata. Qui c'è questo volume rocker che secondo me dal punto di vista del design rimane una soluzione, il bilanciere del volume di iPhone è di una bellezza strepitosa, ma si entra a parte del gusto, quindi cioè, beh, a voi potrebbe non piacere per niente. Questo interruttore tanto banale quanto semplice per togliere completamente le suonerie, oppure in alcuni casi se volete per bloccare la rotazione dello schermo, e nella parte superiore invece il pulsante di accensione. Su questo lato solo il cassettino che come sempre potete aprire con il maledetto piripacchiolo che io veramente userei come arma nei confronti di chi si è inventato questo sistema maledetto, però insomma tanto è. Qui c'è la fotocamera, sapete che non sono cambiati i megapixel e io lo so che insomma chi partecipa alla gara di oh io c'ho più megapixel insomma ha sofferto molto all'idea di non avere almeno 87 megapixel sulla fotocamera dell'iPhone, però di fatto è cambiato molto quello che è il sensore, quindi la dimensione del sensore, il modo di catturare la luce. In realtà pur avendo gli stessi megapixel le foto sono migliorate drasticamente soprattutto al buio. E poi sapete che è cambiata la gestione del flash che insomma genera una luce che viene misurata e moderata a seconda della luminosità esterna, questo porta a evitare di flashare completamente i soggetti ma espande la luminosità in tutta l'area che viene catturata dall'immagine, evitando dunque lo spiacevole effetto delle facce flashate tutte bianche e il resto tutto buio. Quindi insomma questo la parte estetica, sensori di vario genere e auricolare nella parte frontale, più la fotocamera ovviamente frontale che permette di fare le chiamate in HD per quanto riguarda FaceTime, e poi ovviamente anche quello che conosciamo, compreso questo lettore di impronte digitali che vedete ha sbloccato il telefono. Come era fatto fuori? Lo sapevamo già, no? Tutto sommato questo è un prodotto che abbiamo già visto un milione di volte. Cosa c'è sotto invece diciamo l'involucro e soprattutto che cosa cambia nel cuore di questo prodotto? Vediamolo insieme. Com'è all'utilizzo questo telefono? Ecco, io vi devo dire che insomma tutto sommato ho sempre un po' di difficoltà a parlare di iPhone 5S perché mi annoio già all'idea di molti dei commenti che sentirò leggere e che peraltro taglierò drasticamente perché mi sono un po' stancato anche della maleducazione di molti di coloro che commentano. Io sono per un principio assoluto che è quello della fantastica possibilità di scegliere ognuno quello che vuole nella propria vita, compresa la tecnologia, no? Per cui rispetto coloro che amano Android, coloro che amano Windows Phone e allo stesso modo coloro che amano iPhone, quindi insomma
dico difficile parlare di questo prodotto, perché in realtà questo prodotto è un'evoluzione molto semplice dell'iPhone 5, un telefono che non ha un processore quad core, non perché Apple non sia in grado di mettercelo, ma perché non ne ha bisogno, questa è la verità. È un telefono che ha un giga di RAM, non perché Apple non abbia la possibilità di metterne due, ma perché semplicemente non ne ha bisogno. Questo è il dato di fatto principale di questo telefono, che semplicemente funziona con determinate caratteristiche e con determinate specifiche, per il fatto che di altre specifiche non ha semplicemente bisogno. Cioè, questa è la cosa su cui smettere di annoiare e tediare con argomenti triti e ritriti. Vi mostro ad esempio adesso, questo è il refresh della pagina in questo momento, sta costruendo la sua pagina, ovviamente come succede con tutti i telefoni non ha ancora fatto il release fondamentale, però vedete adesso io purtroppo oggi ho pasticciato a colazione, quindi ho un dito prensile praticamente, però insomma vedete che vediamo anche tic tac 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 tac, zoom zam zam, trick e track, bomba mano. Vabbè, insomma, quelle robe lì che piacciono tanto a chi fa le recensioni, a me un po' meno. Però di fatto, insomma, questo è un telefono che si bilancia bene nel momento in cui lo utilizzate anche per delle funzioni fondamentali. Uno mi dice: che differenza c'è tra 5 e 5S dal punto di vista dell'utilizzo? Guardate, a livello di impatto di utilizzo, secondo me cambia praticamente quasi niente. Nel senso che se siete utenti di iPhone 5 e passate a questo telefono, ci sono alcune variazioni. Io, ad esempio, questa la trovo, che se ne dica, comoda. Non digito codice, questo è il dito che non ho registrato, scusate, non digito codice e sblocco comunque il telefono. Devo fare un acquisto sull'App Store e uso sempre il dito anziché il codice. Non è la risoluzione dei problemi del mondo, però diciamo che è una soluzione molto comoda. Un'altra, secondo me, riguarda questo aspetto. Allora vi faccio vedere un attimo una cosa, no? Io giro un video, adesso sto facendo questo videuzzo di qualche secondo. Vediamo un po', insomma, video, ok, chiaro, il principio è chiarissimo. Vado a rivedere il videoclip e decido di modificarlo. Sapete come funziona, no? Che posso spostare praticamente con il dito il videoclip. Questo è un sistema che molti hanno copiato, ma nessuno è riuscito a fare in modo così semplice. Vi sfido a fare la stessa azione con un modello di Samsung, diventate matti con l'editor video a centrare il punto in cui dovete tagliare. Voi decidete di tagliare, attenzione, guardate quanto tempo ci impiega, il video è breve, certo, però guardate quanto tempo ci impiega, taglia l'originale, puff, fatto, finito. Guardate che questo è il vero risultato di un processore A7. Questa è la vera risposta a coloro che stramazzano gli ammennicoli parlando di un giga di RAM. Ripeto l'operazione, la faccio in un modo diverso. Scusate che vado a prendere il filmato, vi faccio vedere ancora l'edit. Io stamattina ho pasticciato, vi stavo dicendo, a colazione e ho il dito un po' appiccicoso per colpa della brioche. Allora, avete visto, ho tagliato di nuovo, dico taglia l'originale, puff, il filmato è finito, tagliato, editato, rimemorizzato. Allora guardate, queste sono le differenze fondamentali nel momento in cui utilizzate iPhone. E poi secondo me un'altra cosa che rimane comunque veramente strepitosa è quella della suite di applicazioni. Io ieri avevo un problema con un cliente nella giornata di ieri, non ero con questo telefono, ero con l'iPhone 5C. Vedete che adesso appaiono praticamente le diciamo presentazioni che io ho nel cloud. Queste sono presentazioni che io ho fatto sul mio computer, che è un Mac. Ho editato qualche giorno fa a casa senza dover fare nulla, semplicemente memorizzando in iCloud con il mio iPad. Ieri avevo un problema che veniva dato da un dato sbagliato. Avevo scritto a un cliente un'offerta, anziché di qualche migliaia di euro era diventata di qualche milione di euro, per cui io ieri semplicemente che cosa ho fatto mentre ero in viaggio? Mi sono fermato al primo autogrill, ho modificato la mia
la mia presentazione in 4 secondi e mezzo, sì, c'è Quick Office, tutto quello che volete, ma non è esattamente la stessa cosa. A quel punto, quando ho terminato la mia presentazione, ho semplicemente deciso di inviare una copia, di inviarla via email, mi ha chiesto esattamente quale formato utilizzare e io in 8 secondi dall'autogrill con un iPhone ho risolto il problema del mio cliente. Devo dire che insomma tutto sommato non è per niente male. Altra cosa che vi mostro che è sempre molto carina è anche il sistema della slow motion. Allora, questi sono due idioti che in uno studio radiofonico fanno coglionate. Se voi volete spostare vedete la durata dello slow motion, basta che prendiate con il dittino e muoviate questa barra praticamente nello spazio e a quel punto avete la slow motion che riparte, vedete, con questo modo posso sempre tagliare ovviamente. Posso sempre tagliare il filmato, vedete che se riparto adesso la parte in slow motion è allungata e guardate anche con questa immagine alle spalle che non è esattamente con la luce migliore da riprendere perché vedete che tutta la luce è sul retro, quindi teoricamente i soggetti frontali dovrebbero essere molto molto bui, in realtà le immagini sono molto ben riprese dal nuovo sensore. Questo dunque è il risultato della slow motion. Altri dettagli. Io l'altro giorno leggevo dei dettagli che riguardano la vittoria di Apple Maps su Google Maps negli Stati Uniti. Con questo io non sono tanto, devo dire la verità, non sono proprio d'accordissimo sul fatto che queste mappe siano migliori rispetto a quelle di Google. Anzi, spesso secondo me è vero il contrario, però è vero che le mappe stanno facendo veramente passi da gigante. Comunque tutto sommato anche le visualizzazioni 3D che sono a disposizione per molte delle zone, in particolare a Milano, sono veramente veramente strepitose, le avrete già viste in mille filmati, però bisogna dire che proprio questa è una funzionalità che è semplicemente strepitosa. Vi faccio vedere la visualizzazione ibrida di Milano. Insomma, adesso possiamo discutere quanto vogliamo, ma questa è veramente comunque una soluzione molto bella dal punto di vista proprio della funzionalità. Immaginate quanto debba lavorare un processore per fare un'operazione come questa. Che cos'altro? Allora, l'audio. Secondo me l'audio di questo prodotto è comunque uno dei migliori in assoluto. Vediamo se riesco a trovarvi come al solito i Coldplay, che potremmo suonare solo per qualche secondo per non incappare nelle nuove regole di Google e di YouTube per quanto riguarda il copyright, che stanno diventando molto restringenti, quindi dovremmo farlo praticamente alla velocità della luce per non incappare negli strali di YouTube. Vediamo un attimo adesso quanto tempo ci vuole per lo scaricamento del brano. Allora, non ha una grande disponibilità di bassi il telefono, però per quanto riguarda insomma, per tonalità medio-alte ha una qualità veramente ottima. La ricezione, secondo me, la ricezione, una volta passato il famoso antenna gate, oggi è molto buona. La batteria, guardate, la batteria dipende tantissimo dall'utilizzo. Io a volte leggo di qualcuno che mi dice che arriva con la batteria all'1% alle 2 del pomeriggio. Allora, io guardate, uso lo schermo così, che sembra bassissimo, ma è più che leggibile in mille situazioni. Usando lo schermo in questo modo e con un uso normale, io tenete conto che tutte le interazioni che faccio su Twitter, su
Facebook durante la giornata, le faccio con l'iPhone per sfruttare il comando vocale, utilizzo tantissimo la dettatura vocale e il telefono, devo dire che a me arriva a sera quasi sempre, dico quasi sempre. Non guardo il Titanic a schermo acceso per tutto il pomeriggio. Insomma, di iOS abbiamo parlato a più riprese, abbiamo visto più volte insomma la funzionalità, abbiamo visto anche i miglioramenti. Ieri tra l'altro è uscita l'aggiornamento a 7.0.4. insomma, tutto sommato diciamo che ormai questo è un telefono che non ha segreti. Quando mi chiedono è questo il telefono con le migliori specifiche tecnologiche in assoluto sul mercato, secondo me no, ci sono prodotti con dotazioni tecnologiche molto più avanzate di quelle dell'iPhone. È questo uno dei telefoni migliori in assoluto con cui riesco a fare assolutamente tutto quello che interessa a me e in generale credo interessi la stragrande maggioranza delle persone? La risposta è innegabilmente sì. Non ho mai usato un pagamento NFC nell'ultimo anno, molto raramente scambio files con i miei amici, se proprio devo farlo li spedisco attraverso la posta elettronica o utilizzando Dropbox come via d'uscita. Insomma, quindi tutto sommato molte delle cose che vengono imputate come mancanze clamorose a me non mancano. Questa dimensione è adatta al mercato attuale? Secondo me quello non tanto, cioè su Apple probabilmente deve pensare di ingrandire almeno un po' questo schermo, perché sembra stia diventando quasi ormai una posizione di religione, no? Che probabilmente però forse non è più adatta al mercato attuale. Su questo inevitabilmente Apple si deve probabilmente spostare verso una dimensione un po' più grande, non troppo, perché i padelloni non, secondo me non piacciono ad una stragrande maggioranza del pubblico normale, non i malati di tecnologia. Basta perché è troppo tempo, passo come al solito la linea per le conclusioni finali a quel fenomeno del mio alter ego. Sempre complicato riuscire a dare una valutazione finale ad un prodotto di questo tipo che diciamo divide tanto, no? Divide tra coloro che lo difendono a priori, tra coloro che lo insultano a priori, coloro che sono contenti di comprarlo, coloro che insultano coloro che lo comprano. Insomma, iPhone divide, qualcuno diceva una volta, parlarne bene o parlarne male purché se ne parla. No? Vuol dire che comunque non lascia indifferente. Io sono convinto che iPhone 5S fa quello che tutti i prodotti con la S appiccicata hanno fatto nella loro storia, quindi hanno semplicemente rappresentato una piccola ma significativa evoluzione del modello precedente senza portare una rivoluzione vera. Potremmo poi discutere per settimane sul fatto se questa sia una politica, quella di un ciclo di 2 anni di vita per un prodotto ancora adatta al mercato, ma quello è un argomento differente. Qui si tratta di affrontare insomma una valutazione dell'iPhone 5S che fa tutto ciò che i modelli 5S precedenti hanno fatto rispetto ai loro predecessori. Migliora un prodotto che era già comunque di ottimo livello. Per i possessori di iPhone 5 c'è un cambiamento drammatico e drastico nell'esperienza d'uso? No, però avete visto che ci sono delle innovazioni di software e di prestazione davvero notevoli. È il miglior prodotto sul mercato per quanto riguarda le specifiche hardware? No, ma per il fatto che questo telefono e il software che ci sta dentro non ne hanno bisogno, non hanno bisogno di un quad core, non hanno bisogno di 1000 giga di RAM. Con 1 giga di RAM e con un dual core questo prodotto gira più veloce di quelli con processori 4 volte più potenti. E quindi è inutile che stiamo a fare la discussione sulle specifiche, perché non è da quello che parte la costruzione di questo prodotto. Sarà un successo di mercato? Probabilmente sì, perché per le dinamiche, le politiche di distribuzione, comunque Apple è molto brava a diciamo distribuire e far arrivare i propri prodotti nelle case degli utenti. Di certo, se qualcuno mi dicesse è il prodotto in assoluto con le specifiche più forti in circolazione adesso, ripeto ancora una volta, no. Ma se qualcuno mi chiede un telefono facile da usare, semplice, con un accesso immediato e che magari costruisca un ecosistema, iPhone 5S rimane una pietra miliare della tecnologia, che ne diciate? Dai, litighiamo con i commenti, ci sentiamo su MrGadget.net, ciao!